insolito spettacolo che offre il Palazzo del Quirinale nella sua grandezza, nella sua bellezza seicentesca, e poi era interpretato attraverso i secoli. Oggi sono di scena, per così dire, gli Oscar del sociale, le persone che potremmo dire sono quasi eroi nella vita collettiva italiana. Grazie. Il pane agli affamati. Sì, così da noi sembra una cosa veramente che non ha, anche perché la gente ne mangia sempre meno del pane, però posso dirle veramente che in quel contesto dove vado io, il fatto di fare pane, che sto insegnando a molti a farlo, ti crea veramente un'eccellenza. Studente e ho fatto un incidente appunto durante il mio percorso di studi, e poi però sono riuscito a concludere lo stesso questo percorso. Sono ancora in una fase di ripresa dall'incidente, però guardo sempre avanti. C'è dei posti nella mia cappella di famiglia, c'era una promessa che avevo fatto un anno prima a me stessa, ai figli, dicendo se qualcuno sventurato nella vita e ne dovesse avere bisogno, non pensavo che il Signore mi avrebbe accolto così la mia richiesta.